Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi Book Haul finalmente torna sul canale, ma in realtà c'è un motivo per cui è passato così tanto tempo, ovviamente rispetto ai miei standard, dall'ultimo Book Haul, e il motivo è che effettivamente negli ultimi 2 mesi, 2 mesi e mezzo più o meno, ho comprato meno libri. Certo, no, non proprio zero, perché è un'utopia quella, però rispetto ai miei standard, ecco, sono stata molto brava. Quasi non ho comprato libri per 2 mesi. Poi, ovviamente, a Natale ho ricevuto qualche regalo. Poi ci sono stati gli sconti ad Elfi. E va bene, insomma, qualcosina me lo sono portata a casa. Però devo dire che il rapporto tra il numero dei libri letti e il numero dei libri acquistati negli ultimi 2 mesi è decisamente a favore dei libri letti. Quindi posso ritenermi soddisfatta. Tanto lo so che non arriverò mai a acquistare zero libri. Quindi accontentiamoci delle piccole vittorie. Prima di cominciare a mostrarvi i libri, brevissima premessa: come al solito, se vi piacciono i miei video potete sostenere il mio canale iscrivendovi, lasciando mi piace, commento o condividendo i miei video sui vari social. A me ovviamente fa molto piacere e mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Poi, se vi va, mi potete seguire anche altrove, in giro per il web. Soprattutto io vi consiglio Instagram, dove tra l'altro vi ho già mostrato gran parte di questi libri, se mi seguite anche lì, ma mi trovate anche su Facebook, Goodreads, eccetera, eccetera. Insomma, tutti i link sono qui sotto nel box informazioni. Passiamo adesso ai libri, che alla fin fine sono la cosa più importante, e cominciamo con uno dei pochi titoli che ho acquistato proprio senza sconti, a parte, vabbè, il solito 5% che trovate sugli store online. Proprio perché lo volevo leggere e quindi l'ho acquistato. Perché? Perché ho visto a gennaio il film su Netflix che è stato tratto da questo romanzo. E è un film stupendo, io credo proprio che sia in odore di Oscar. Sicuramente vincerà qualcosa, ha già vinto il Golden Globe per la miglior sceneggiatura non originale, se non ricordo male, ma sono sicura che qualche Oscar se lo aggiudicherà, perché è un film fantastico. Ma veniamo al libro, che è Il potere del cane di Thomas Savage, edito da Neri Pozza. Questa è la collana Bloom, quindi quella con la costa non bianca ma colorata. Il prezzo di copertina è di 17 euro. Come al solito vi faccio vedere anche l'interno, che comunque è facilmente leggibile. Peraltro lo trovate disponibile anche in audiolibro su Storytel. Infatti io credo che alternerò lettura e ascolto, perché appunto sono curiosa anche di ascoltare l'audiolibro. Allora, di che si tratta? Io vi racconto di che cosa parla il film, ma immagino che il libro sia più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, e sono soprattutto curiosa di capire se le tematiche affrontate nel film, adesso ve ne parlerò in breve, sono un'invenzione, passatemi il termine, della regista e degli sceneggiatori, o se erano anche già presenti all'interno del romanzo. Allora, di che si tratta? Potremmo definirlo un western, perché l'ambientazione effettivamente è western. Siamo negli anni 20 in Montana, all'interno di un ranch gestito e posseduto da due fratelli molto diversi fra loro, perché abbiamo George, che è di corporatura un po' più massiccia, è un personaggio pacato, tranquillo, gentile, anche abbastanza sottomesso, diciamo, al volere del fratello Phil, che è invece un personaggio molto più atletico per quanto riguarda la corporatura, e è il classico cowboy tutto da un pezzo che noi ci immaginiamo all'interno dei classici film western, quello che non si ferma davanti a niente, che ha anche un'attitudine piuttosto autoritaria e anche crudele, che non esita a prendersi gioco dei più deboli o di quelli che lui non ritiene all'altezza, tant'è vero che si rivolge spesso e volentieri al fratello con appellativi che si prendono gioco della sua forma fisica, per dirvi insomma un po' il soggetto. Che succede? Arriva un evento a turbare l'equilibrio in cui questi due fratelli, che vivono da soli in questo ranch, hanno finora condiviso, perché George si innamora di una donna, una vedova, che ha già un figlio adolescente, poco più che adolescente comunque, e decide appunto di sposarla. Quindi questa donna e questo ragazzo fanno il loro ingresso nel ranch, turbando appunto l'equilibrio familiare, se così vogliamo, e Phil fin da subito li prende in antipatia.
Non vi dico altro della trama perché altrimenti vi farei spoiler. È un film molto basato sulla psicologia dei personaggi, quindi non fatevi ingannare dall'ambientazione western. Non è un film d'azione, non è un film con le sparatorie, gli indiani e tutto il resto. È un film in cui la psicologia dei personaggi è centrale, ma soprattutto la costruzione della tensione tra i personaggi è centrale. Anche per questo la regia del film è pazzesca, veramente incredibile. E purtroppo io non possiedo termini tecnici per descriverla nel dettaglio, ma veramente è una regia potentissima. E tra i temi centrali del film c'è appunto quello della mascolinità tossica e in generale dei ruoli e degli stereotipi di genere. Non vi voglio dire altro appunto perché, essendo un film basato sulla psicologia dei personaggi, se vi dico qualcosa di più vi rovino la visione del film e immagino anche la lettura del libro, quindi mi fermerò qui, mi limiterò appunto a consigliarvi la visione del film e a farmi sapere se l'avete visto, se vi è piaciuto, se avete letto anche il libro, che ne pensate del confronto. Insomma, io credo che lo leggerò o lo ascolterò a breve, comunque, fatemi sapere anche il vostro parere perché sono molto curiosa. Il resto dell'ordine, in cui era contenuto il potere del cane era composto da Adelphi, quindi adesso li vediamo. La maggior parte di questi titoli ve li avevo già citati nel video dedicato agli sconti Adelphi, che vi lascio linkato come al solito nelle schede e nel box informazioni. Praticamente mi sono data i consigli da sola, però ovviamente vi parlavo di titoli, avevo in wishlist, quindi era anche prevedibile che alcuni di quelli li avrei acquistati. Cominciamo con Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, prezzo di copertina 12 euro. Al solito vi faccio vedere l'interno, purtroppo queste edizioni economiche della Delphi hanno tendenzialmente dei font piuttosto piccoli e un'interlinea abbastanza stretta, però insomma ci si prova. Non è poi un volume particolarmente corposo, saremmo più o meno sulle 350 pagine all'incirca. Allora, di che si tratta? È un romanzo familiare ambientato a Nuoro in Sardegna, nel momento in cui Nuoro non era una vera e propria città, ma piuttosto un grande paese, ecco, a cavallo tra 8 e 900. Seguiamo quindi le vicende di una famiglia, ma in realtà poi la narrazione si va allargando all'intera comunità di Nuoro. Credo sia un bel affresco storico e della cultura, della società sarda del periodo, ma soprattutto io mi aspetto un testo dall'atmosfera molto particolare e anche dalla prosa piuttosto ricercata, perlomeno da quanto ho scoperto indagando online, perché ovviamente l'ho appena acquistato, quindi non ho ancora avuto il tempo di leggerlo. Quando ve l'ho citato nel video dedicato agli Adelphi o anche su Instagram, mi sono arrivati alcuni commenti molto positivi riguardo a questo libro, quindi sono molto contenta di averlo acquistato perché evidentemente ho azzeccato. Vedremo appunto se mi piacerà, ma sembra decisamente un libro che può rientrare nei miei gusti. Poi ho acquistato, anche questo ve l'avevo citato nel video degli sconti a Delphi, Il velo dipinto di Maugham. Era un po' di tempo che volevo recuperare un testo di Maugham e mi sono orientata su questo perché molto tempo fa avevo visto una prima parte del film e mi aveva molto intrigata. Maugham mi ispira perché, prima di tutto, è stato uno degli scrittori di riferimento di tantissimi autori e autrici inglesi che io amo, una fra tutti Elizabeth Jane Howard, ma in realtà ce ne sono molte altre. E so avere una prosa molto feroce, molto cinica, che prendeva di mira principalmente l'alta borghesia, l'alta società inglese del periodo. È proprio pane per i miei denti, insomma, se mi seguite da un po' lo sapete. Allora, non vi ho detto il prezzo di copertina, che è di 12 euro. Anche in questo caso vi faccio vedere l'interno. È più o meno simile a quello del giorno del giudizio, quindi font medio piccolo, interlinea stretta. Purtroppo quando si acquistano edizioni economiche va spesso a finire così, perché per fare edizione economica su qualcosa devo un po' risparmiare. Allora, di che cosa parla questo romanzo? Una ragazza dell'alta società inglese si ritiene ormai zitella perché ha passato un po', diciamo, l'età da marito e quindi si accontenta sposando un medico che subito dopo si trasferisce in Cina.
Lei però non è assolutamente una moglie fedele, non ha nessun tipo di attaccamento affettivo nei confronti del marito, quindi si trova immediatamente un amante. Il marito lo scopre e per tutta risposta trascina la moglie in mezzo al nulla nelle campagne cinesi dove imperversa una malattia che io adesso non ricordo se è il colera o il tifo, comunque siamo lì, malattia mortale. Lui è un medico biologo, se non sbaglio, quindi vuole andare lì per studiare questa malattia e aiutare appunto le persone. Però ovviamente si tratta di un luogo tutt'altro che confortevole, considerando che insomma lei appartiene a una famiglia ricca, la moglie intendo, quindi è abituata a un certo stile di vita, si ritrova a vivere in una capanna di legno praticamente, e ovviamente è un luogo anche rischioso perché rischiano anche loro di ammalarsi e morire. Questo è fin dove ho visto il film, cosa succede dopo non lo so, lo scopriremo leggendo il libro, perché sono molto molto curiosa soprattutto della prosa di Mogam. Il prossimo titolo invece non ve l'avevo inserito nel video degli Adelphi, semplicemente perché lo trovate nel 95% dei video dedicati ai consigli su cosa acquistare con gli sconti Adelphi, questo perché è un volume molto popolare e dal quale mi aspetto grandi cose perché tutte le persone che l'hanno letto mi hanno detto è bellissimo e quindi sarà bene che sia così o vi vengo tutti a cercare, non sto scherzando ovviamente. E sto parlando dell'avversario di Carrère. Carrère è probabilmente uno degli autori di punta di Adelphi. Mi intimorisce un po' perché non so se può rientrare nei miei gusti. È un autore che potremmo far rientrare nel genere dell'autofiction e comunque che comunque anche nei suoi testi, che sono prevalentemente di non fiction, inserisce sempre comunque un elemento autobiografico. In particolare in questo testo Carrère prende lo spunto dalla vicenda che ha riguardato Jean-Claude Roman, un uomo che a inizio anni 90 ha d'improvviso ucciso tutta la sua famiglia. Si è poi scoperto che quest'uomo ha mentito per tutta la sua vita dicendo di essere laureato in medicina, dicendo di essere un medico e ha costruito tutta la sua vita su delle menzogne. In realtà non era vero nulla, non aveva mai concluso gli studi, non era mai diventato un medico, non aveva mai lavorato e praticamente aveva costruito tutta la sua vita su menzogne e indebitamenti. Nel momento in cui ha capito che la sua famiglia sta per scoprire tutto, ha pensato di ucciderli. Quindi Carrère da una parte indaga la personalità di quest'uomo, ricostruisce la vicenda e cerca di capire quali sono state le motivazioni che l'hanno portato a fare quello che ha fatto. Dall'altra però, come vi dicevo, c'è un apporto anche personale, quindi lui stesso si sente molto vicino a tutta questa vicenda e la vive in qualche modo in prima persona. Non vi ho detto il prezzo di copertina, probabilmente non riuscirò a leggerlo perché sono ciecata, invece sì, 17 euro, perché questa è appunto è un'edizione economica. Vi faccio vedere anche l'interno, questo è decisamente più leggibile perché vedete il fondo è medio e l'interlinea è larga. Tra l'altro anche di questo volume trovate l'audiolibro disponibile su Storytel, anche in questo caso credo che alternerò lettura e ascolto. Ultimo Adelphi, ma non per importanza e sicuramente non per mole, è Vita e Destino di Grossman. Guardate, è enorme. Ha un prezzo di copertina di 18 euro. E adesso recupero un altro Adelphi. Mi sono caduti gli occhiali, speriamo siano ancora tutti interi, per farvi vedere la differenza di dimensioni. Ecco, questo è un Adelphi edizione economica normale e questo qua è Vita e Destino. Tra l'altro, vi faccio vedere anche l'interno, ovviamente è scritto piuttosto piccolo. Ed è un bel volumone di 700 pagine, ma ci viene in aiuto l'audiolibro che trovate disponibile su Audible, su Storytel, in generale su tutti gli store perché è edito da Emmons. Allora, i mattoni da leggere non mi mancano, lo sapete soprattutto se avete visto la mia TBR del 2022. Per un attimo non mi ricordavo più in che anno ero, perfetto, vai così. E appunto dicevo, i mattoni non mi mancano, però era in cima alla mia lista, cioè io già avevo nella testa, nel momento in cui fanno gli sconti a Delphi, mi accaparro Vita e Destino. Poi magari lo metto là, in attesa del momento giusto per leggerlo, però intanto sapere che ce l'ho mi rende felice, perché io lo voglio assolutamente leggere. È un romanzo decisamente corale, che racconta quindi la vicenda di tantissimi personaggi, che proprio
L'amore della mia vita, cioè i miei romanzi preferiti sono tutti così, quasi, quasi tutti così, però insomma adoro le storie corali, se ben fatte ovviamente, ma non ho dubbio che questo classicone moderno della letteratura russa sia ben scritto, ben fatto, e attraverso appunto la storia russa di diversi decenni. Si parte dall'assedio di Stalingrado, quindi siamo nel mezzo della seconda guerra mondiale, poi si prosegue nei decenni successivi, quindi abbiamo una visione inedita della Russia rispetto appunto alla letteratura classica alla quale siamo abituati, perché qua si va proprio nel pieno dell'Unione Sovietica. Peraltro Grossman era un fiero oppositore della dittatura stalinista, se così vogliamo, e infatti in questo romanzo la paragona proprio al nazismo, se non ho capito male, ed è stato tra i primi a fare questo tipo di paragone. Anche per questo mi sembra un romanzo molto interessante. A questo ci aggiungiamo che Barbero lo consigliava come una delle più belle descrizioni dell'assedio di Stalingrado, quindi cosa fai? Barbero consiglia e io eseguo. Veniamo adesso ai regali di Natale, che sono stati soltanto due, e già per me è un miracolo, perché a me a Natale tendenzialmente nessuno regala dei libri. Per il compleanno sì, per Natale no, però di solito mi regalano dei soldi che io puntualmente spendo in libri, quindi va bene lo stesso. Allora, il primo l'ho ricevuto da Cosimo, che trovate su Instagram come Rumble Comics Podcast, e che vi consiglio di seguire soprattutto se siete amanti di fumetti e graphic novel, perché lui è decisamente molto più esperto di me in questo campo. E mi ha regalato, pescando dalla mia wishlist, infatti io ho fatto veramente i salti di gioia, Il mostruoso femminile, edito da Tlon. Il nome dell'autore barra autrice non lo leggerò perché non riesco a vederlo. Sono senza occhiali, perdonatemi, ma tanto è un'informazione che trovate tranquillamente. E il prezzo di copertina ovviamente è coperto, quindi non ve lo posso dire. Vi faccio vedere l'interno, che è decisamente leggibile perché il font è medio piccolo, ma l'interlinea è larga. Ed è un libro che sicuramente avrete visto in giro, perché se ne è parlato tantissimo su Instagram e su YouTube, però io l'avevo aggiunto in wishlist in tempi non sospetti, quando ne avevano parlato all'interno della newsletter Guinea, che è una newsletter a invio mensile che vi consiglio tantissimo se siete interessati o interessate ai temi del femminismo, perché è di questo che parla, e consigliano film, libri, e fanno riflessioni, parlano di artiste, sempre appunto legandosi a queste tematiche. E appunto in uno degli articoli contenuti in Guinea parlavano di questo volume che, come ben si intuisce dal titolo, parla del mostruoso femminile, ovvero il mostruoso in letteratura, nel cinema, in qualunque forma d'arte è di solito una metafora di qualcosa che esce dalla norma. Quindi quando le donne si rappresentano o vengono rappresentate come mostri, in linea di massima significa che quelle donne escono da, diciamo, i confini rigidi in cui la società le ha inserite. Di conseguenza, questa è una trattazione quasi enciclopedica, si dice nella quarta di copertina, del mostruoso femminile nelle varie forme d'arte, principalmente letteratura e cinema. Io, curiosissima, perché ho già affrontato per vie traverse questo tema nel saggio Storia dei draghi, in cui si parla proprio del fatto che in mitologia, ad esempio, alcune figure assimilabili a draghi o a serpenti erano generalmente figure femminili e simboleggiavano proprio delle donne che uscivano dalla norma, dal ruolo in cui la società patriarcale le aveva incasellate. Quindi non vedo l'ora di approfondire questa tematica in questo libro, che è totalmente dedicato a questo argomento. Volevo proprio leggerlo a gennaio, l'avevo messo in TBR, però poi non ce l'ho fatta perché altri libri hanno avuto sopravvento, ma sicuramente lo inizierò a breve. Poi Jessica, lettrice tra le ombre, mi ha regalato uno degli ultimi libri usciti in Italia di Margaret Atwood, ovvero Lesioni personali. Edito ovviamente da Ponte alle Grazie, anche in questo caso il prezzo di copertina non ve lo dico, e vi faccio vedere però l'interno, che è molto leggibile. Di solito Ponte alle Grazie ha un font molto gradevole da leggere, quindi infatti anche in questo caso è così. Chi mi segue da un po' sa che io adoro Margaret Atwood.
In particolare il racconto dell'ancella è uno dei miei libri preferiti, ma di lei ho letto anche L'altra Grace, molto bello, e Il canto di Penelope. E non vedo l'ora di leggere anche questo. È un romanzo che dovrebbe avere come tematica centrale quella del potere, della brama di potere. In particolare la nostra protagonista è una giornalista, potremmo chiamarla così, che si occupa di articoli sui viaggi. Per staccare un po' dalla sua vita incasinata, se ne va in vacanza alle Hawaii, anche perché vorrebbe appunto scrivere un articolo su questo luogo. In realtà si ritrova invischiata in una faccenda pericolosa legata al traffico di armi. Molto curiosa perché questa trama thriller è un po' insolita sia per me come lettrice, ma anche per l'Atwood, che però è un'autrice che io ammiro molto perché lei ovviamente ha delle tematiche forti legate al femminismo, ai ruoli di genere, eccetera, eccetera, insomma lo sapete, però in ogni suo romanzo li declina sempre in un genere diverso, per cui i tre che io ho già letto e che vi ho citato sono rispettivamente un distopico, un romanzo storico e un romanzo ispirato alla mitologia classica. Qui abbiamo un thriller, quindi molto molto curiosa di vedere come si cimenta la Atwood in questo genere. La sua scrittura so che non piace a tutti, non è una scrittura facilissima, non è sempre scorrevole, però io la adoro. Ultimi due titoli di questo book haul, come vedete, insomma, non ho acquistato poi tanto negli ultimi 2 mesi, sono stata brava. Allora, il primo è un saggio bello massiccio che io ho acquistato non perché abbia intenzione di leggerlo a breve, ma perché era scontato del 40% nel periodo del Black Friday su IBS e quindi me lo sono accaparrato perché effettivamente lo volevo leggere e mi potrebbe servire anche per fare un approfondimento qui sul canale. E sto parlando di questo qua, Tutto Dracula, il conte dell'incubo di Franco Pezzini, edito da Odoia, che è una delle mie case editrici di riferimento per quanto riguarda i saggi, soprattutto quelli che affrontano tematiche legate alla cultura pop. Infatti il libro che vi citavo prima, Storia dei Draghi, che tra l'altro è bellissimo, leggetelo, è proprio edito da Odoia. E in questo caso invece abbiamo un saggio sul conte Dracula. Il prezzo di copertina è di 25 euro, quindi capite bene che il 40% di sconto effettivamente era conveniente. Io questo titolo l'ho visto per prima volta sul canale di Arianna Bonardi ed è un saggio anche illustrato, decisamente enciclopedico, lo vedete dalla mole, dedicato alla figura del conte Dracula, non soltanto ovviamente al romanzo di Bram Stoker, ma anche a tutte le altre rielaborazioni della figura del conte. L'indice è bello lungo e complesso. Io adoro i vampiri, Dracula in particolare, e vorrei rileggere il romanzo di Stoker perché io l'ho letto e riletto, ma anni fa, quando ero al liceo e quando non avevo neanche tutti gli strumenti per comprenderlo appieno. E quindi vorrei assolutamente rileggerlo e magari accompagnare la rilettura del romanzo a una bella lettura critica. Tra l'altro questo è il primo volume perché ce n'è anche un secondo dedicato a Van Helsing. Non so se mi interessa recuperare anche quello, intanto magari affronterò questo, però come vi ho detto con calma perché comunque lo vedete è un bel mattonazzo di saggio e prima vorrei trovare il tempo di rileggere Dracula e comunque anche quello è un bel tomino. Infine, ultimo acquisto, non previsto perché in realtà io ho diversi graphic novel da leggere a casa, alcuni sono anche belli ciccioni, però sono stata in fumetteria a acquistare dei manga, perché io non ve li faccio vedere quasi mai qui sul canale, però sì, sappiate che leggo anche dei manga, molto pochi rispetto a quanti leggevo quando ero ragazzina, avevo la casa invasa dai manga, però comunque qualcosina ancora lo leggo, quindi vado in fumetteria a recuperarlo, mi sono fermata nello scaffale dei graphic novel e mi è rimasto attaccato alle mani questo, che ci volete fare? Io ho provato a scollarlo, ma è voluto venire alla cassa con me. Ed è Jun, o Yun, non so come si pronunci, di Kyung-suk Gendry Kim, edito da Bao. Il prezzo di copertina è di 20 euro. Il nome di questa autrice probabilmente non vi suona nuovo, perché è l'autrice delle Malerbe, graphic novel che io ho adorato. Una storia estremamente dolorosa e di impatto che mi ha veramente coinvolta tanto dal punto di vista emotivo, che mi ha causato anche tanta sofferenza proprio nel corso della lettura, ma comunque è una storia molto molto bella.
e quindi ho voluto recuperare anche questo altro volume dell'autrice. Le Malerbe, ve lo ricorderete, parlava delle comfort women coreane, cioè quelle donne che venivano rapite dall'esercito giapponese e costrette a prostituirsi appunto per i militari, e delle quali si è cominciato a parlare soltanto negli anni 90, nonostante questa sia una vicenda che risale alla seconda guerra mondiale, proprio perché c'era grande vergogna anche da parte di queste donne, dato che la società coreana è estremamente patriarcale e molto legata al concetto di purezza della donna, quindi queste donne che hanno subito queste violenze reiterate, atti di gravissima, di grandissima crudeltà, si sono poi nascoste, non hanno raccontato la loro storia se non molto di recente, quindi si sta negli ultimi anni riscoprendo questa vicenda. Sono usciti diversi titoli dedicati proprio alle comfort women, e Le Malerbe sicuramente è una delle storie più agghiaccianti ma anche più potenti che io abbia mai letto, ed è il racconto di una storia vera, perché l'autrice ha incontrato una di queste comfort women, che ora è appunto una donna anziana, e si è fatta raccontare la sua vicenda, quindi non c'è quasi nulla di inventato, ecco, è una storia vera, e questo fa ancora più male nel corso della lettura, come dovrebbe essere una storia vera anche quella di Jun o Yun, facciamo che lo chiamo Jun, sperando che sia la pronuncia giusta. Siamo sempre in Corea il protagonista di questa storia è un ragazzino molto particolare. I suoi genitori si impensieriscono perché fin da piccolo ha problemi a imparare a parlare, passano diversi anni prima che cominci a parlare, e si scopre poi attraverso vari analisi, test medici, che è autistico. Soltanto che negli anni 90 l'autismo era una malattia praticamente sconosciuta in Corea, e quindi insomma la situazione non è delle migliori, anche perché i genitori decidono sì di scriverlo nella scuola, però fin da subito Jun si scontra con i pregiudizi e con le discriminazioni da parte dei suoi compagni e di tutti coloro che gli stanno intorno. Se non sbaglio, poi Jun diventa un musicista, quindi qui c'è raccontata un po' tutta la sua vita. Sono molto curiosa perché appunto già conosco lo stile dell'autrice, so che pur nei suoi pochi tratti, perché il suo stile di disegno è molto essenziale, così anche la parte scritta, ecco, è molto poca, se ci fate caso, all'interno della pagina. Quindi effettivamente è uno stile molto conciso, però appunto sa essere estremamente efficace e potente, e quindi sono molto curiosa di leggere questa storia. Comunque i temi della disabilità non li affronto spesso, perché è difficile trovare autori e autrici che li affrontano nel modo corretto, secondo me, quindi senza scadere nel patetismo nella maggior parte delle volte, però è una tematica che mi sta molto a cuore e che mi riguarda molto da vicino, quindi vedremo questo graphic novel se mi conquisterà come Le Malerbe. Al solito fatemi sapere se l'avete letto, come insomma per tutti gli altri titoli di cui vi ho parlato. Bene, il video finisce qui, io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine, vi lascio qui sotto tutto l'elenco dei titoli citati nel caso vi siate perso qualcosa, e noi ci vediamo nel prossimo video.